Buongiorno a tutti, bentornati in diretta dai nostri studi per la rassegna stampa del mattino. Oggi si celebra il cuore immacolato della Beata Vergine Maria, lo leggiamo anche dal sito, una festa istituita nel 1945 a perenne ricordo della consacrazione della Chiesa e di tutto il genere umano al cuore immacolato di Maria, appunto, fatta da Pio XII nel 1942. Ma oggi ci sono anche altri santi e venerazioni, come l'abate San Guglielmo da Vercelli, il vescovo San Massimo di Torino, Santa Eurosia di Giaca Martire, il vescovo San Prospero di Reggio Emilia e San Prospero d'Aquitania, che fu monaco e teologo, e poi San Moloch, venerato in Scozia, il monaco beato Giovanni di Spagna e Sant'Adalberto di Egmond, diacono e abate. Allora passiamo subito a vedere la situazione di tempo e traffico. Intanto questa mattina ci siamo svegliati e lo vedete anche dalla webcam alle mie spalle con molte nuvole su tutto il territorio, però ancora in assenza di pioggia. Quindi l'alta pressione africana in questo momento, vediamo anche dall'IMET, è in temporanea e lieve attenuazione perché c'è un passaggio di aria più fresca atlantica su tutto il nord Italia. Poi un rinforzo dell'anticiclone, sarà presente a partire di nuovo da domenica con temperature in aumento. Questa è la previsione per la mattina, quindi cielo coperto e passaggi di pioggia, piovaschi, mentre prime schiarite si avranno già a partire dal pomeriggio, soprattutto lungo la fascia costiera, mentre le nuvole saranno ancora presenti invece nell'interno, in particolar modo del nostro territorio. Il mare sarà mosso, molto mosso, soprattutto al largo, e le temperature lievemente in discesa. Allora andiamo a vedere la previsione per domani, domenica. Dopo questo passaggio perturbato, come vedete anche dalla grafica di Limet, tornerà a splendere il sole su tutta la costa della regione Liguria, con qualche nuvola invece ancora presente nell'entroterra. Le temperature torneranno ad aumentare mentre il mare si calmerà, sarà appunto poco mosso, quasi calmo. Ancora uno sguardo alla giornata di lunedì 27 giugno, sostanzialmente il quadro non cambia, se non che saranno presenti delle velature e quindi il cielo si presenterà in quello stato, no, che conosciamo, lattiginoso di nuvole, però senza fenomeni, quindi senza piogge. E questo appunto per la giornata di lunedì 27 giugno. Le temperature comunque, dicevamo, in discesa in questo momento, se andiamo a vedere proprio l'osservatorio di Limet su tutta la nostra regione, vediamo che sulla costa, tra Chiavari e Rapallo la temperatura è poco sopra i 24 gradi, mentre nell'entroterra oscilla tra i 15 e i 20 gradi. Non ci sono segnalazioni particolari sul sito di Società Autostrade, in questo momento si viaggia quindi senza problematiche particolari dal nostro territorio sino al capoluogo Ligure. C'è solo una segnalazione di coda tra Masone, il bivio tra l'A26 e l'A10, Genova Ventimiglia, per traffico intenso. Terremo aggiornata la situazione naturalmente nel corso della nostra rassegna. Ora andiamo subito a vedere i titoli dei quotidiani in edicola quest'oggi. Partiamo da Avvenire, il quotidiano cattolico apre con la notizia che ieri è arrivata dagli Stati Uniti, ossia la decisione dei giudici sull'aborto, caso riaperto. La scelta definitiva però, dicono i giudici, spetta ai legislatori e non a noi. I vescovi americani affermano ferite da sanare sostenendo le donne e la famiglia. Quindi cosa è successo? La Corte Suprema americana ha annullato la sentenza che dava copertura federale alle interruzioni di gravidanza, la famosa Roe versus Wade. Paglia, sfida culturale, vita da difendere. Biden chiama il Congresso a legiferare. In 30 stati c'è già un divieto. Intanto, nelle immagini, il fronte antiabortista che festeggia la decisione della Corte Suprema a Washington, ma di fatto ieri l'America si è trovata un po' spezzata, con tante manifestazioni anche di piazza. Conflitti sociali e legali in una nazione divisa, e infatti il titolo e l'approfondimento di Lucia Capuzzi, questo dopo la nuova sentenza. Più sotto il Covid, la fiammata estiva, casi e ricoveri in netto aumento, l'indice RT torna sopra l'1, non accadeva da aprile. E a fianco la situazione in Ucraina con la resa di Severodonetsk e la guerriglia di Kherson. Kiev vuole evitare perdite ingenti nella regione di Lugansk e intanto un attentato uccide un funzionario filorusso. Che cosa sta accadendo appunto in Ucraina? Lo andiamo a leggere all'interno di Avvenire, un'Ucraina che si sta arrendendo in questa città del sud della regione. Perdite inutili, ora è meglio ritirarsi. Intanto la guerra è entrata nel quinto mese e nell'est i giochi sembrano fatti. Verso la capitolazione anche l'oblast di Lugansk. E poi sullo stop alle merci il Cremlino apre su Kaliningrad e dice: nessuna decisione sarà affrettata.
E nel Donbass nasce la piccola Russia, tra virgolette, perché ricorda quella situazione che era disegnata ai tempi dell'impero russo. Le autorità di Mosca stanno cercando muratori, meccanici, imbianchini e altre figure professionali nel settore delle costruzioni per portare avanti gli appalti, appunto per ricostruire quello che è stato distrutto dai bombardamenti. E poi c'è il tallone d'Achille di Kherson, dove invece i russi sono maggiormente preoccupati perché c'è la possibilità appunto di guerriglia. La strada per arrivare al centro abitato infatti cambia in continuazione e ora è un susseguirsi di crateri, buche, pezzi di bitume che volano ad ogni granata che piove. Non è una situazione certamente semplice. Ora la prima pagina del secolo XIX, ci avviciniamo così anche al nostro territorio. Il ministro Giovannini presenta il convegno dei giovani industriali a Rapallo. Si è parlato di molte cose, tra cui la gara sul porto di Genova. I possibili aumenti dei costi saranno assorbiti, diga garanzie del governo. E sul caro energia l'Europa frena sul tetto ai prezzi del gas, il rinvio è a settembre. E Draghi, dopo lo stop, dice non sono deluso, ora la partita passa al G7. Quindi da domani, dice Draghi, proverò a portare questo argomento sul tavolo appunto del G7. A centropagina la sentenza della Corte Suprema americana, no all'aborto e l'America che scende in piazza, i singoli stati possono proibire l'interruzione di gravidanza, Biden afferma colpita la salute delle donne. In alto lo sport con i calendari della Serie A, partenza dura per la Samp, derby ligure con lo Spezia l'11 settembre. A Genoa Criscito lascia, tornerò il cuore qui, dice il capitano verso il Toronto. E poi un ligure, prima scelta di Orlando, Banchero, nuova star NBA con origini in Val Brevenna. Ed eccoci alla pagina del Levante del secolo XIX. Anche in questo caso si parla degli industriali, questo convegno naturalmente è molto importante, che si tiene a Rapallo, all'Excelsior Palace Hotel. Alberghi pieni e grande visibilità, questo è un po' il sunto di queste giornate. Verdin che dice siamo al completo, carpi, ricadute per tutti gli hotel. Il sindaco Bagnasco parla di un evento significativo e l'assessore Lai di impatto molto elevato. E nell'articolo troviamo insomma tutti i riflessi positivi di questa manifestazione. Lungomare off limits, traffico cittadino in tilt, questo per il crollo della soletta del vecchio canale di cui abbiamo parlato anche noi nei giorni scorsi, nella zona appunto dei cantieri, questa situazione è da risolvere nel breve tempo. Più sotto, amici di Portofino alla Cervara, riconoscimento a Mario Preve, serata benefica per l'AIRC e premio al patron del Riso Gallo. Abbiamo visto così l'apertura del Levante, ora andiamo all'interno del giornale. E c'è la notizia relativa appunto alla raccolta differenziata. Levi oltre l'82%, una percentuale davvero molto elevata, considerando anche lo stato degli altri comuni. Il nostro orgoglio, dice così il sindaco Centanaro, confermato il primato nel Levante, seconda Santa, terza Moconesi, Santo Stefano invece maglia nera. Abbiamo qui le percentuali in questa infografica con tutti i comuni, vediamo Levi appunto all'82,38%, andiamo a curiosare la situazione di Chiavari che si porta al 69,54%, comunque in crescita rispetto agli ultimi anni. Andiamo a vedere il servizio preparato da Andrea Capitani proprio sul tema della raccolta differenziata, sui risultati che sono stati resi noti ieri da Regione Liguria. Ci sono tre comuni del Tiguglio tra i sei con più di 15.000 abitanti che in Liguria superano il 65% di raccolta differenziata. Sono Sestri Levante, Chiavari e Rapallo, rispettivamente con il 72,79%, il 69,54% e il 66,37%. Ma ancora una volta il comune di Levi, quello più virtuoso in tutto il Tiguglio quando si parla di raccolta differenziata, con l'82,38%. Sono alcuni dei dati che emergono dal report approvato dalla giunta regionale con i risultati di raccolta differenziata ottenuti da ciascun comune nel 2021. Si comportano bene però chi più chi meno anche gli altri comuni del Levante, anche se non mancano le eccezioni. Dietro alla lavagna dei più indisciplinati infatti finiscono Santo Stefano d'Aveto col 36,01%, Castiglione Chiavarese con il 40,74% e Rezzoaglio con il 41,19%, seguiti da Lumarzo, Ne e Moneglia. Gli altri si collocano tutti nella fascia tra il 60 e il 70%.
in ordine alfabetico Borzonasca, Cicagno, Cogorno, Coreglia, Ligure, Favale di Malvero, Lavagna, Neirone, Portofino, San Colombano Certenoli e Zoagli. Sul podio delle amministrazioni virtuose con valori superiori al 70% i restanti comuni del Tiguglio: Carasco con il 75-35%, Casarza Ligure con il 70-99%, L'Orsica con 73-75%, Mezzanico con il 73-69%, Moconesi con il 77-52%, Orero con il 70,09% e Santa Margherita Ligure con il 78,77%. Complessivamente in tutta la Liguria il dato della differenziata raggiunge il 55,71%. La provincia della Spezia conferma il suo primato con il 75,12%, seguita dalla provincia di Savona con il 63,55% e la provincia di Imperia con il 53,53%. La città metropolitana di Genova è maglia nera, si attesta al 48,40%, con un aumento di 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente, ma ancora fortemente penalizzata dalla prestazione del comune di Genova, che arriva a malapena alla soglia del 40%. Senza il capoluogo Ligure, la Liguria si assesterebbe ad una percentuale del 64-36%, vicinissima agli obiettivi individuati anche dalla pianificazione regionale, mentre il resto della città metropolitana sarebbe al 66-34%. Prossimamente arriverà in discussione in Consiglio regionale il nuovo piano di gestione dei rifiuti, che pone l'obiettivo del 67% di raccolta differenziata entro i prossimi 6 anni, riducendo il ruolo delle discariche per potenziare il sistema ma basato sull'economia circolare. Torniamo in diretta, sempre in diretta, torniamo sul giornale. 4 milioni ai parchi storici di Santa Margherita Ligure e Chiavari. Parliamo di Villa Rocca e Villa Durazzo, 2 milioni di euro a testa, fondi che arrivano dal PNRR Cultura. Più sotto le altre notizie, la sentenza, così il Consiglio di Stato sarà a Prica a gestire la spazzatura a Lavagna. Arriva così la parola fine direttamente dal Consiglio di Stato. La società Prica, che insieme a Dox Lanterna si era aggiudicata il bando per la gestione dei rifiuti a Lavagna, poi cancellato dal TAR, ha vinto. Sarà lei, sempre nel raggruppamento temporaneo di imprese con Dox Lanterna, a gestire l'appalto del servizio di igiene urbana e ambientale del Comune. I giudici amministrativi di appello hanno accolto il ricorso presentato appunto da Prica contro la società Supereco per la riforma della sentenza con cui il TAR della Liguria a fine 2021 aveva annullato l'aggiudicazione della gara ad Aprica, appalto in cui la Supereco si era classificata al secondo posto. Il Consiglio di Stato addirittura condanna Supereco a pagare 10.000 euro di entrambi i gradi di giudizio a favore di Aprica e 5.000 a favore del Comune di Lavagna. Quindi il Comune ora può tornare a svolgere al 100% il servizio dei rifiuti, come detto, Aprica insieme a Dox Lanterna. Un istituto alberghiero alle Maestre Pie di Recco, il progetto è stato approvato, una spesa di 5,6 milioni di euro. Vedo finalmente prossimo il recupero di questa struttura acquistata ormai da molti anni, spiega Franco Senariga, consigliere metropolitano e consigliere comunale di Recco. Nella pagina accanto la politica di Chiavari, ormai ci siamo, il turno di ballottaggio è domenica, domani 26 giugno, i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23, si sfidano Mirko Bettoli e Federico Messuti che dicono domani giornata storica. Ieri piazza San Giovanni Battista e Corso Garibaldi, teatro degli ultimi appelli agli elettori, così abbiamo anche due foto di gruppo dopo anche queste 2 settimane di campagna elettorale. Sono 25.870 gli aventi diritto al voto, il 12 giugno sono andati alle urne in 12.429, ossia il 48,04%. C'è tutta una fetta di popolazione che non è andata a votare, vedremo appunto come si comporteranno nella giornata di domani. E intanto a Cicagna, ormai appunto i giochi sono fatti, si va verso il primo consiglio comunale in programma il 29 giugno, mercoledì prossimo, dove ci sarà il giuramento del sindaco Marco Limoncini, giunto al suo quarto mandato, la presentazione anche delle linee programmatiche di mandato e la votazione anche del presidente del consiglio comunale e poi naturalmente la spartizione poi degli incarichi di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, con tanti incarichi di responsabilità ai consiglieri che fanno parte appunto della squadra di governo. Stacchiamo per un attimo. Abbiamo un inserto quest'oggi sul secolo XIX sui temi della casa, per tornare a parlare invece di siccità con l'allarme che tocca anche il nostro Levante. I comuni corrono ai ripari seguendo le linee guida che sono state inviate nei giorni scorsi dalla regione.
Il concetto è quello di razionalizzare l'uso di acqua potabile. Le ordinanze ci sono già alcune, a Lavagna ad esempio e a San Colombano. Santa Margherita Ligure e Zoagli hanno preparato una bozza e dicono vedremo il da farsi. Questo per far fronte all'allarme siccità con la possibilità di evitare un razionamento forte nel consumo dell'acqua potabile. Per ora appunto ci sono delle raccomandazioni, per esempio di non utilizzare l'acqua per lavare i mezzi propri, per innaffiare i giardini, i cortili e così via. Vedremo appunto poi le singole amministrazioni che cosa faranno. Rapallo e Chiavari per il momento sono in attesa, così come le città della Val Petronio e del Golfo Paradiso. Tipicamente Chiavari, mercatino e musica all'appuntamento, spegne la sua prima candelina questo mercato agroalimentare a cura di Confesercenti Genova oggi e domani, come ogni ultimo fine settimana del mese, è presente in via Rivarola con il patrocinio del comune, appunto festeggia il primo anno di presenza. Altri appuntamenti, giornata dell'emigrante a Favale di Malvaro, premio Radici a Fiora, il ritorno della manifestazione dopo 2 anni di stop causa pandemia. Prima nota come giornata dell'emigrante, la manifestazione, ora chiamata giornata degli italiani all'estero e dall'entroterra Ligure verso l'America, compie 60 anni e il sindaco Baldocrino dice siamo davvero contenti di essere riusciti a organizzarla, ormai ce lo chiedevano in tanti, anche perché è l'appuntamento che tradizionalmente fa partire le nostre manifestazioni estive e dà grande lustro a Favale. E poi a Chiavari ecco la nostra camicia, la comunità moldava in festa sul lungomare, anche in questo senso per un aspetto di tradizione, di storia, la festa internazionale della IA che è nata nel 2013 su iniziativa della comunità online Blues Rumen e viene festeggiata ogni anno il 24 giugno, una festa recente che però ha radici molto antiche e che si è svolta appunto a Chiavari. In fondo l'intervento del PD che prende posizione e dicono diciamo sì al tunnel Rapallo-Fontana Buona. È il Partito Democratico di Rapallo che ha voluto convocare una conferenza stampa per esprimere il proprio favore alla realizzazione appunto del tunnel Val Fontana Buona. Ora che è sorto un comitato contrario che è andato a parlare anche con il sindaco, sottolinea il segretario Gianluca Cecconi, e per ricordare che si tratta di un'opera che abbiamo sempre promosso e voluto noi, la cui progettazione è nata con Claudio Burlando, presidente della regione, come dice invece il consigliere comunale Mauro Mele. Impatto ambientale, si parla anche di quello, Rapallo paga veri errori di impatto del passato con la costruzione massiccia della rapalizzazione, in questo caso i vantaggi sono decisamente superiori. Nell'articolo quindi tutti i dettagli della presa di posizione del PD rappallese. Vediamo se ci sono aggiornamenti dalla redazione, dove vedo pronta Cristina Oneto, che saluto. Buongiorno Cristina. Buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti i telespettatori. Gli aggiornamenti riguardano la nostra programmazione, perché in questi giorni ci sono diversi eventi che Telepace sta proponendo anche attraverso le dirette. Iniziamo dall'incontro mondiale delle famiglie che si sta svolgendo a Roma quest'anno, il 10° incontro mondiale delle famiglie. Telepace sta proponendo quotidianamente gli appuntamenti che caratterizzano queste giornate in avvicinamento alla giornata di domenica, che sarà il momento conclusivo. Oggi ricordiamo in particolare nel corso della mattinata le testimonianze sulla santità di alcune famiglie, sull'esempio anche di alcuni sposi santi. Questi momenti che inizieranno dalle 9.45 del mattino e proseguiranno sino al pomeriggio culmineranno con la celebrazione dell'Eucaristia, che sarà presieduta dal Santo Padre dalle 17.15, quindi seguiremo in diretta la messa del Papa. Torneremo a collegarci in diretta con Roma domani per la recita dell'Angelus e il momento in cui il Papa darà il mandato alle famiglie in vista del prossimo incontro mondiale, momento che sarà seguito in diretta anche dalle famiglie che si ritroveranno a Rupinaro per celebrare l'incontro mondiale a livello diocesano. Ricordiamo alle 10.30 la messa a San Giacomo di Rupinaro, a seguire a Casa Caritas la possibilità di seguire in diretta la recita dell'Angelus e poi il momento in cui il Papa conferirà il mandato alle famiglie. Questo domani. Per quanto riguarda le feste patronali, ricordiamo che con oggi inizia il cammino in preparazione alla festa di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Ogni mattina stiamo già trasmettendo alle 4.20 la novena dell'alba a Montallegro. Questa sera alle 21 il primo momento in cattedrale con la serata mariana. Serata mariana che verrà
sarà poi animata anche nella giornata di lunedì 27 giugno e la terza serata mariana sarà giovedì 30 giugno, sempre alle 21 in diretta su Telepace, naturalmente per quanti non saranno in grado, non possono partecipare direttamente alla celebrazione nella Basilica di Nostra Signora dell'Orto. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Bene, grazie. Noi proseguiamo con la lettura delle notizie che troviamo sul secolo XIX con una buona notizia che arriva dal Parco dell'Aveto a Pratomollo. Manca un gestore sul Monte Aiona dalla fine del 2021, il Club Alpino però salverà lo storico rifugio. Intesa vicina con il Parco dell'Aveto, apertura forse ad agosto, terminati i lavori alle strutture nella foresta delle Lame. Lo scrive Italo Vallebella nell'articolo dove si dettaglia questa situazione che si è portata avanti a fari spenti nei mesi scorsi. Il Parco dell'Aveto ha lavorato per trovare un gestore affidabile che ora sembra essere stato individuato appunto nel CAI Liguria. La trattativa è molto avanzata, tanto che l'altro giorno c'è già stato un sopralluogo che ha dato esito positivo. Il CAI, che già aveva manifestato l'interesse, ha confermato l'intenzione di riaprire e far funzionare uno dei rifugi storici non solo del Levante, ma anche dell'arco appenninico della Liguria. Quindi si lavora per affidare questa struttura. Recentemente la stessa scelta è stata fatta dal Parco dell'Antola per affidare in tempi brevi il rifugio dell'Antola. Due decenni fa lo aveva già fatto il Parco dell'Aveto affidando il rifugio devoto al Passo del Bocco. Quindi buone notizie, vedremo insomma come andrà a finire. Si pensa di poterla riaprire ad estate inoltrata, probabilmente nel mese di agosto. Invece a Rezzoaglio ritorna la piscina e venti anche la sera, quindi non soltanto boschi e vette degli Appennini dove l'aria è più fresca. Da oggi in Val d'Aveto riapre anche la piscina nel centro di Rezzoaglio. Dopo lo stop dell'estate 2020 l'impianto aveva riaperto la scorsa estate e ora si riparte in un clima già da fine luglio, con la prospettiva di veder crescere il numero dei frequentatori nella parte centrale dell'estate. Stiamo effettuando le ultime manutenzioni, dice il gestore Paolo Gallo. Con il passare delle settimane contiamo anche di iniziare a organizzare qualche evento alla sera. Più sotto, le nomine del vescovo De Vasini per i responsabili degli uffici di Curia. C'è anche il responsabile della tutela dei minori, prima economa donna, questo è il titolo, tra tutte le diocesi della Liguria. Si chiama Angela Pinascolo, vediamo nelle immagini i quattro grandi cambiamenti per la Curia chiavarese, appunto sintetizzate in queste quattro foto. Angela Pinasco che diventa responsabile dell'economato della diocesi, Don Stefano Traini che prende l'ufficio famiglia, Don Stefano Traini la responsabilità della Caritas diocesana, Don Marco Torre all'ufficio famiglia, Don Luca Sardella all'ufficio comunicazioni sociali, all'ufficio giuridico. Ma vediamo la sintesi nel servizio che ha preparato Telepace. È donna e laica il nuovo economo della diocesi. Angela Pinasco, dal 2007 nell'ufficio economato, sposata e madre di due ragazzi, Francesca e Matteo. È la novità più grande tra le nomine decise dal vescovo che ridisegnano la Curia chiavarese. Una figura femminile, competente, la prima nelle diocesi liguri, alla guida di uno degli uffici più importanti, di cui per anni è stato responsabile prete Rinaldo Rocca. La nomina sarà effettiva dal 22 luglio, come tutte le altre rese note questa mattina. Previsti infatti altri cambiamenti. Il nuovo direttore della Caritas diocesana sarà Don Stefano Traini, che subentra a Monsignor Enrico Bacigalupo. All'ufficio famiglia arriva Don Marco Torre al posto di Don Paolo Gaglioti. Don Luca Sardella è il nuovo direttore dell'ufficio comunicazioni sociali e subentra a Don Fausto Brioni. È stato nominato anche portavoce della diocesi, promotore di giustizia e difensore del vincolo, nonché responsabile dell'ufficio giuridico per attività di consulenza su questioni canoniche e civili in aiuto alla curia e alle parrocchie. Cambiano anche i direttori di due enti diocesani. Don Alessandro Giosso sostituirà Monsignor Francesco Isetti alla guida del Museo Diocesano e si occuperà anche dell'archivio storico. Don Federico Pichetto sarà il responsabile della scuola teologica Mater Ecclesiae, subentrando a Don Mauro Gandolfo. Ancora tre novità. Monsignor De Vasini istituisce il servizio per la pastorale della cultura, lo seguirà Don Jacopo De Vecchi. Il servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili è affidato ad un laico, Stefano Solari, assistente sociale del comune di Chiavari. Don Giacomo Canepa, oltre all'ufficio catechismo, si occuperà del servizio per i ministeri istituiti, catechista, lettorato e accolitato. Solo la nomina di Don Luca Sardella alle comunicazioni sociali entra in vigore da oggi, tutte le altre, come detto, il 22 luglio. Il vescovo, in una nota, chiede a tutti, a chi subentra e a chi resta, il dono di una cordiale e fraterna collaborazione. Così, spiega, che io possa svolgere il mio servizio con serenità, efficacia e capillarità per il bene dell'amata Chiesa chiavarese.
Continuiamo a leggere le altre notizie per concludere questa pagina con due iniziative che si svolgono sul territorio. Intanto il Sextival organizzato dai ragazzi della NASA, Salute Sessuale, comincia il festival oggi a Rapallo. Se ne è parlato parecchio, oggi arriva questo festival dedicato alla salute sessuale, come vogliono ribadire appunto i ragazzi del gruppo NASA di Rapallo, che ieri erano ad allestire l'area feste di San Pietro. E poi c'è un'altra iniziativa, LGBT Plus a Sestri, giovani cristiani a confronto, unitamente ad alcuni operatori pastorali, perché essere giovani, essere cristiani ed essere LGBT non è una contraddizione, dicono, ma un percorso da fare insieme. Conclusa questa pagina, passiamo alla pagina accanto e rimaniamo in qualche modo a Sestri, perché ieri c'è stata la cerimonia di consegna della bandiera blu ai bagni di Sesti Levante in festa. Il sindaco Ghio che afferma: momento importante per tutta la città, premiata per il terzo anno di fila. Alla Baia del Silenzio il presidente della FE Italia con i sindaci di Moneglia e Framura. Lo vediamo appunto anche in questa immagine. Poi abbiamo l'infografica con i sei comuni premiati del Levante, ossia Camogli, Santa Margherita, Chiavari, Lavagna, Sesti Levante e Moneglia, tutti per le spiagge. Chiavari si aggiunge anche il porto. Mare Sicuro 2022, nuovo gommone per la Capitaneria, siamo sempre a Sestri Levante, quindi parte l'operazione Mare Sicuro e quest'anno la Capitaneria può contare su un gommone di ultima generazione a due motori, sei posti, auto ribaltabile, ovvero dovesse capovolgersi schiacciando un bottone si raddrizza e galleggia nuovamente. Ci è stato assegnato grazie alla Direzione Marittima di Genova, spiega il luogotenente comandante dell'ufficio locamare sestrese Mario Tarallo. Sarà sempre presente per attività di polizia marittima e controlli in mare per garantire la sicurezza in navigazione, controlli alla filiera della pesca, salvaguardia ambientale e ovviamente per l'eventuale soccorso in mare. Portofino, chiesa di San Martino, conclusi i restauri, domani la presentazione nella chiesa, quindi storica, di Portofino. Sono stati riportati a nuova vita la cupola sud della Cappella del Sacro Cuore del XVIII secolo e l'apparato decorativo. Un restauro interno ed esterno che ha richiesto un intervento delicato, finanziato interamente dalla parrocchia, 150.000 euro. E domani, dopo la messa per la solennità del Sacro Cuore, celebrata alle 11 dal parroco Don Alessandro Giosso, ci sarà appunto la presentazione dei lavori con la partecipazione per la sovrintendenza di Alessandra Cabella, storica dell'arte, e Caterina Gardella, architetta responsabile del procedimento, e poi la relazione di Federica Bruschi, la restauratrice, dell'architetto Roberto Spinetto. Un ruolo importante hanno avuto nel recupero anche l'architetta Cristina Bartolini e la funzionaria restauratrice Paola Parodi. Direzione lavori interni a cura dell'architetto Osvaldo Garbarino. A Sesti Levante la giornata del Naso Rosso, i clown di VIP Camuggi cercano nuovi volontari. E poi a Lavagna via alle escursioni con la Valle dei Berissi. Ne avevamo parlato anche noi in primavera, Lavagna si stava preparando a organizzare una rete di sentieri pronta per accogliere i turisti anche in questa fase dell'anno, ed ecco è tutto pronto, quindi partenza alle 8.30 dalla Basilica di Santo Stefano, le escursioni organizzate dal Comune per l'estate a cura delle guide ambientali che racconteranno il territorio tra storia e tradizioni. Vediamo le altre notizie, andiamo in questo caso a Campegli, una folla commossa per l'ultimo saluto a Christian, il cicloamatore brusco, 47 anni, colpito da un malore fatale domenica scorsa alla Gran Fondo di Pistoia. Molti non hanno trovato posto addirittura nel santuario, e Don Bigirimana che dice: il suo ricordo rimarrà nei cuori di tutti. A Rapallo, sparita da un mese, una tragedia della solitudine, il cadavere di una donna di 64 anni, residente in località Savagna, è stato rinvenuto ieri dai vigili del fuoco di Rapallo, era morta in casa da un mese. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini che da tempo non avevano sue notizie, non la vedevano in giro. La donna appunto sarebbe deceduta da diverso tempo, tanto che sarà necessaria l'autopsia per cercare di chiarire che cosa insomma è accaduto. Sul posto, lo dicevamo, i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e anche i carabinieri. Certo, la donna sarebbe morta per un malore, ma appunto si attende l'esito dell'autopsia per capire appunto com'è andata veramente. Si parla anche di Covid, i contagi sono sempre in crescita, oltre 100 casi nelle ultime 24 ore nella nostra ASL, intanto da lunedì riapre l'accesso diretto ai punti prelievi di Chiavari, Rapallo e Sesti Levante. Abbiamo anche nell'infografica il bollettino, 126 nuovi casi di Covid registrati nel territorio dell'ASL 4, 12 pazienti ospedalizzati, 9 a Sesti Levante e 3 a Lavagna, nessuno in terapia intensiva. Oltre 317.000 le dosi di vaccino somministrate dal 27 dicembre del 2020, 23 nelle ultime 24 ore, sono quasi 2.000 le quarte dosi. Anche Andrea Capitani ha preparato un servizio proprio sulla ripresa dei contagi, cerchiamo di capire di più insomma su questa piccola ondata estiva. Vediamo il servizio e poi ci ritroviamo sempre in diretta nei nostri studi.
Non accadeva dal 18 aprile. L'indice di trasmissibilità, l'RT, torna sopra l'1, la cosiddetta soglia epidemica, quella dove una persona colpita dal Covid ne contagia più di una. Il virus torna a circolare, anche se gli effetti sulla salute della popolazione rimangono non gravi. Secondo i dati della cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, nel periodo tra il 1 e il 14 di giugno, l'RT medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari all'1,07. In sensibile aumento rispetto alla settimana precedente, quando era pari allo 0,83. Colpa della variante Omicron 5, molto più contagiosa delle precedenti e che sta portando ad una rapida risalita della curva dei casi. Cresce anche l'incidenza settimanale a livello nazionale, che registra un più 62%, 504 casi ogni 100.000 abitanti contro i 310 della scorsa settimana. Anche se il decorso della malattia è meno impattante sulle persone, aumentano i ricoveri sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva. Questa settimana il tasso di occupazione nelle intensive sale al 2,2% rispetto all'1,9% della scorsa settimana. Sempre secondo il monitoraggio settimanale del Ministero, il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 7,9% rispetto al 6,7% della scorsa. Sempre in base al report, nessuna regione e provincia autonoma è classificata a rischio basso questa settimana. 12 regioni sono classificate a rischio moderato, tra queste c'è la Liguria, 9 classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza. Due di queste, la Sicilia e l'Umbria, sono ad alta probabilità di progressione. I medici di famiglia, alle prese con la risalita dei casi, invitano alla prudenza. Anche se è finito l'obbligo di indossare la mascherina e forse l'aumento dei contagi è l'effetto del venir meno di questo, l'invito è quello di averla sempre con sé e indossarla nelle situazioni di grande affollamento e dove il distanziamento non è sempre possibile. Ancora pochi minuti di rassegna stampa, vediamo ancora questa notizia sulla guardia medica pediatrica. Da oggi infatti ci sono le visite gratuite alla Croce Verde Chiavarese, è un servizio operativo sino al 4 settembre. Quindi visite gratuite dalle 9 alle 19 nei giorni festivi e prefestivi all'interno dell'ambulatorio della pubblica assistenza che, lo ricordiamo, si trova in largo Giuseppe Casini 10 a Chiavari. È attivato in collaborazione con la ASL per i comuni di Chiavari, Casarza Ligure, Cogorno, Lavagna, Leivi, Ne, San Colombano Certenoli e Sestri Levante. Il gruppo Pino Solari Omi dei Ruina e dell'Associazione Albergatori di Chiavari e Lavagna Cavi, rivolto a turisti e residenti delle città, appunto, che, come abbiamo letto, aderiscono al progetto. E infine lo sport, con la pagina del Levante si parla di Lavagnese che adesso volta pagina, così il titolo, rinforzi infatti sul mercato e obiettivo Serie D. Cammarotto nuovo tecnico, arriva il portiere Adornato, richiesta di ripescaggio dopo la caduta in Eccellenza. La vicenda in sintesi, la Lavagnese nell'ambito della più ampia indagine sullo Spezia era stata condannata dalla FIFA a una multa di 4.000 franchi svizzeri al divieto di operare sul mercato per due sessioni fino al 31 dicembre 2022. Il TAS di Losanna ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla società attraverso la decisione della FIFA, riducendo il divieto di operare una sola sessione, peraltro già scontata. La società bianconera potrà pertanto tornare ad agire sul mercato e presenta domanda di ripescaggio, appunto, per la Serie D. Dal punto di vista dell'Entella invece Lega Pro, l'attaccante Petrovic, dall'Entella al Pordenone parte anche Cicconi, quindi movimenti del mercato interno ed esterno. Pallanuoto, Chiavari, Rapallo e Camogli, tre squadre iniziano la caccia alla promozione. Bocce, Prorecco nella semifinale di seconda con la vittoria 17-4 sull'Aspi, l'Aspi Monleone. E infine tennis, Ferrando a Wimbledon fermata da un infortunio, quindi dall'emozione per il debutto all'amarezza per il ritiro al secondo turno di qualificazione. È stata così l'avventura di Cristiana Ferrando, 27 anni, san margheritese, che sognava l'accesso nel tabellone principale di uno dei quattro tornei del Grande Slam. Prima di lasciarci andiamo a vedere gli appuntamenti in programma per la giornata di oggi. Appuntamenti in agenda per sabato 25 giugno. Raccolta straordinaria di sangue per l'Avis comunale di San Colombano. L'autoemoteca sarà dalle 8 alle 12 in piazza Severino a Borzonasca.
attorno al mercatino agricolo della Valgraveglia nel borgo di Conscientine, le bancarelle con i prodotti a chilometro zero degli agricoltori locali saranno presenti in Piazza dei Mosto dalle 8 alle 12. Sempre in Valgraveglia, passeggiata guidata da Corte di Reppia alle miniere di Gambatesa. Ritrovo a Conscienti alle 9 per la visita all'esposizione Viva Garibaldi, alle 10.30 poi la partenza da Reppia. Tornano le bancarelle di prodotti agroalimentari di via Rivarola, tipicamente Chiavari, il mercatino a cura di Confesercenti Genova, allestito dalle 9 alle 19. Visita guidata alla Basilica dei Fieschi di Cogorno a cura dell'Accademia della Ciappa. Ritrovo alle 10, al termine degustazione di prodotti tipici locali. Il direttore generale dell'ASL 4, Paolo Petralia, presenta il suo libro Per una cultura di umanizzazione, la persona e la comunità al centro della riforma sanitaria nel post-pandemia, alle 10 nel salone della Chiesa dei Frati Cappuccini di Chiavari. Primo giorno di apertura della mostra di Elda Gavelli, ritorno a Chiavari, allestita allo scrigno di Via Doria a Chiavari. Orario di visita dalle 10 alle 11.30 e dalle 17 alle 19. Il Centro di Aiuto alla Vita di Rapallo e Santa Margherita Ligure festeggia i 20 anni di attività con un pranzo sociale. L'appuntamento è alle 12.30 all'Istituto Colombo di Santa Margherita Ligure. Terza giornata di iniziative a Cicagna per la festa del patrono San Giovanni Battista. Prosegue la rassegna di arte e artigianato artistico nei fondi di via Umberto I e la mostra di scultura di Adriano Leverone a Villa Cavagnari, aperta dalle 15 alle 22. In serata alle 21.30 musica con i Radio Station. Per la giornata internazionale del rifugiato a Cogorno si tiene Insieme possiamo fare la differenza. Alle 15 ritrovo in piazza Aldo Moro con la lettura della storia E tu di che colore sei? Dalle 16 giochi per i più piccoli nel cortile della scuola Rocca. Alle 16 all'opera Madonnina del Grappa a Sestri Levante si tiene l'incontro convegno La Divina Commedia nel pensiero dei papi. Paolo Venzano parlerà sulla lettera apostolica di Papa Francesco Candor Lucis Aeterne nel settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Passeggiata serale in Valgraveglia fra le frazioni di Conscienti, San Rocco, Gosita e Zerli, ritrovo alle 17 in piazza dei Mosto. Al Prato della Cipolla, Santo Stefano d'Aveto va in scena al raduno di cavalli, alle 17 l'arrivo dei cavalieri, alle 19.30 la cena. Escursione Le Vie dei Monaci organizzata dal Parco di Portofino alla chiesa di San Nicolò di Capodimonte, ritrovo alla chiesa di San Rocco di Camogli alle 17.30. Alle 18 all'Hotel Europa di Rapallo viene presentato il libro La Banda della Baia Blu di Luisa Franza con le illustrazioni di Domitilla Müller, iniziativa a cura dei club nautici del Tiguglio. Seconda giornata di festa al Rione Scogli a Chiavari per San Pietro, dalle 18 l'apertura degli stand gastronomici, alle 21 musica con Angelo Minoli e la sua band, alle 22.30 DJ set. La parrocchia di San Pietro di Novella a Rapallo in festa per il patrono, alle 19.30 l'apertura degli stand gastronomici, alle 21 serata danzante con l'orchestra Eli e Matteo. Alle 21 nella sala Bo di Palazzo Fasci a Sestri Levante verrà presentato il libro di Gabriele Battaglia, Massa per velocità, un racconto dalla Cina profonda, dialoga con l'autore Giacomo Marchetti. Alle 21.15 nei locali del circolo Acli Fanin di Chiavari va in scena la commedia di Gian Domenico Solari nel bar di quel paese. Infine esibizione di Fly for Paul della scuola Pole Dance in piazza della Libertà a Lavagna, coreografia anni 50 tratta dal musical Grease. Si inizia alle 21.30. Bene, siamo giunti al termine della nostra rassegna stampa. Ringrazio in regia Manuel Botto che mi ha accompagnato durante questa mezz'ora di lettura dei giornali. Noi ci ritroviamo in diretta con il telegiornale, come sempre, alle 12.45. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.